L'unità di diabetologia e malattie del metabolismo, che fa parte della più grande unità di medicina, raccoglie la testimonianza, la tradizione e la competenza dell'ospedale San Raffaele sul diabete. Il diabete è stata la prima tematica di questo istituto scientifico e da allora si è sviluppata sia sul piano dell'assistenza sia sul piano della ricerca in maniera continuativa. Vi è infatti un centro di ricerca che è l'Istituto di Ricerca del Diabete, detto DRI, che è fortemente collegato, imbricato direi, con le attività cliniche, ambulatoriali e di day hospital che sono intorno al diabete. In questa unità si svolgono ricerche molto avanzate sulle terapie innovative del diabete, sia del diabete di tipo 1 sia del diabete di tipo 2. Ricordo storicamente come nel 1995 sia stato fatto il primo trapianto di pancreas, nel 1989 il primo trapianto di isole, e oggi lungo quella stessa linea di ricerca vi sono studi avanzati sull'impiego delle cellule staminali. Per altri versi, tutte le tecnologie innovative sono costantemente impiegate e da ultimo la ricerca del gruppo è anche incentrata sullo screening per l'identificazione precoce dei soggetti predisposti al diabete e della prevenzione della futura malattia.